Fra Giotto e Michelangelo non c'è nessun evento per la pittura che abbia più importanza dell'apparizione di Masaccio, da cui inizia quel Novus Ordo che si identifica col Rinascimento. Masaccio nasce da una famiglia di artigiani del legno in San Giovanni Valdarno, proprio all'inizio del secolo, nel 1401. Ancora se ne può vedere la modesta casa. Dei suoi inizi artistici nel paese natale non si sa nulla. Solo si sa che nel 1406 gli muore il padre e gli nasce un fratello, Giovanni, detto lo Scheggia, che poi andrà a fare per qualche tempo il soldato di Ventura, dato che il padre non aveva lasciato nulla. Solo la madre, che si era risposata, aveva qualche soldo. Nel 1417 muore anche il patrigno e Masaccio probabilmente è già a Firenze. Dove abbia cominciato il suo tirocinio si ignora, ma le ante laterali del trittico di San Giovenale a Cascia di Regello, datato al 1422, dichiarano un'assonanza con Bicci di Lorenzo, presso cui nel 1421 si trova un Giovanni da Castel San Giovanni che potrebbe essere il fratello di Masaccio, lo Scheggia, anche se questi si immatricolò come pittore solo nel 1430, pur essendo partito come soldato di Ventura nel 1423. Masaccio nel 1422 si iscrive all'arte dei medici e speziali ed è dunque un maestro autonomo. Abita allora a San Nicolò d'Oltrarno, nella cui chiesa si troverà la sua perduta Annunciazione. Un personaggio importante compare vicino a Masaccio verso il 1425, e cioè Masolino da Panicale, che dovrà essere il Panicale di Renacci in Valdarno e non in Valdelsa, dunque compaesano di Masaccio. E ciò spiega, meglio di altre supposizioni gratuite, come fin dal 1425 si trova a collaborare con Masaccio in un sodalizio che durerà fino alla morte di lui. Un altro evento da tenere presente per la cronologia delle opere di Masaccio, così poche e così capitali e in un lasso di tempo così ristretto dal 1422 al 1428, è la consacrazione della Chiesa del Carmine in Firenze, avvenuta il 18 aprile 1422. Avvenimento che Masaccio celebrerà nell'affresco del chiostro del Carmine, conosciuto come La Sagra e ormai scomparso, ma di cui resta il ricordo in qualche disegno più tardo e rari riflessi in opere coeve. Comunque, il punto dell'arte di Masaccio subito prima della Sagra è dato dal trittico di San Giovenale a Cascia di Regello, datato 1422, in bellissime capitali romane, le prime a reperirsi in un'opera di pittura, anch'esse annuncio del nuovo corso della civiltà fiorentina. Il trittico apparentemente si ricollega allo schema tardo trecentesco, ma in realtà ha una struttura spaziale completamente diversa. Anche se la qualità pittorica nei tre scomparti è diversa, spazialmente questi sono unificati. L'orizzonte è altissimo, ma in un unico punto di fuga confluiscono tutte le rette che partono dalle suddivisioni del pavimento dei tre scomparti. Per la prima volta nella storia dell'arte avremo un'unificazione spaziale sotto il segno della nuova prospettiva brunelleschiana. Se questa è la più vistosa novità del trittico di San Giovenale, non bisogna credere che la struttura prospettica si limitasse al contenitore spaziale delle immagini. Le figure si modulano in uno spazio dove la profondità e il punto di vista determinano certe particolari inflessioni, che non sono più quelle generiche della pittura tardo trecentesca. La mano sinistra della Madonna è chiaramente scorciata, e quella destra offre un piedistallo in profondità al piede del bambino. I precedenti più audaci in questo senso erano di Ambrogio Lorenzetti, di un secolo prima, ma qui, anche se permane sostanzialmente lo stile di derivazione giottesca, la gravitazione figurativa è diversa.
ma è certo rivelatore dello spirito masaccesco di essersi rifatto direttamente a Giotto, come fosse un precedente immediato, invece che al più grande pittore gotico a cavallo di due secoli, Lorenzo Monaco. Come Giotto era stato antigotico per eccellenza, anche se l'epoca in cui visse era di gravitazione gotica, così proprio alla soglia di un'ondata gotica che per la prima volta all'alba stessa del Rinascimento colpiva Firenze, Masaccio, che non proveniva come Donatello dalla bottega del Ghiberti, si riattacca alla struttura giottesca, integrandola alla nuova spazialità brunelleschiana. Di questa parte centrale del trittico di San Giovenale tutto è al tempo stesso arcaico e novatore. Arcaico il chiaroscuro marginale giottesco, la struttura del trono, peraltro senza alcun goticismo, ma novatore è il trattamento delle figure come masse compatte, senza goticismi di sorta, e dove nelle pieghe delle vesti si manifesta una naturalezza di appiombi e di avvolgimenti che non ha nulla da spartire con una tradizione di tralignato giottismo come quelli degli Orcagna e dei Gaddi. Nei due laterali, di temperie stilistica diversa l'uno dall'altro, vi è l'ideazione masaccesca. C'è dunque la struttura spaziale correlata al centro, ma scade la qualità, anche se un particolare non casuale, anzi quasi unico, come il pastorale di San Giovenale tenuto fra l'indice e il medio, si ritrova solo nel San Ludovico di Donatello, allora in lavorazione. Sintomo del legame fra i due grandi novatori. Ma l'esecuzione dei laterali è fiacca, anche se questo scomparto, pur se di mano diversa l'uno dall'altro, è sempre nel gusto di Bicci di Lorenzo. Del resto, come anche per il politico di Pisa, è quasi incredibile la sopportazione che Masaccio poteva avere per aiuti insufficienti come Andrea di Giusto. Il colore, anche nella parte centrale, è arido e limpido, non ancora toccato da quell'onda di chiaroscuro che lo ispessirà nelle opere successive, a partire dalla Sant'Anna Metterza. La novità maggiore della Metterza, indubbiamente progettata da Masolino nella sua impaginatura di gusto ancora trecentesco, è, riguardo alla Madonna e al Bambino, la comparsa di un chiaroscuro non più condensato ai margini, come quello di Fonte Giottesca di San Giovenale, ma come lievitato, atto a dare una corposità prensile alle mani, come è esemplificato nelle mani della Madonna che impugnano la rotonda coscia del Bambino. Questo chiaroscuro limitato si può credere l'apporto, unico apparso, della visione di Gentile da Fabriano, che nel 1423 pubblicava l'Adorazione dei Magi, ora agli Uffizi, in Santa Trinita a Firenze, e che, su Masolino, ebbe l'effetto sconvolgente che si documenta nel passaggio della Madonna di Brema del 1423 agli affreschi di Empoli del 1424, perfettamente in accordo con le parti masolinesche della Metterza, la Sant'Anna e gli Angeli, eccettuato quello masaccesco a destra in alto. Così, la datazione di questo quadro basilare, ora agli Uffizi, al 1424, è un dato quasi del tutto concorde fra gli studiosi. Nel meraviglioso gruppo centrale della Madonna col Bambino, che emerge come da una macchia dal grembo della Sant'Anna, colpisce la monumentalità, la placida imponenza, la riservata ma sicura presa sul naturale, l'espressione fondamentalmente plastica dello stile quasi scultoreo, più che da pittore. Ecco l'erede di Giotto. A distanza di più di un secolo, questa Madonna si affianca a quella di Giotto da ogni santi. E si noti anche l'impianto piramidale, pre-leonardesco, la prospettiva col punto di vista assai abbassato rispetto a quella impennata del trittico di San Giovenale a cascia. Leonardo riprese nella Vergine delle Rocce il gesto della mano sinistra di Sant'Anna. Il quadro era rimasto nel cuore della cultura fiorentina.
il grande momento di Masaccio comincia, almeno per noi, col politico pisano, ordinato a Masaccio per la chiesa del Carmine di Pisa nel 1425 dal notaio Ser Giuliano di Colino degli Scarsi. Il politico fu messo a oro da un artigiano senese, Antonio di Biagio, ed è da credere che appunto il fondo d'oro fosse richiesto dal committente. Del politico, smembrato alla fine del Cinquecento, rimangono solo la parte centrale, la cimasa con la crocifissione, le due figure di San Paolo e Sant'Andrea dell'ordine superiore, le figurette dei pilastri e i tre scomparti della predella. Mancano soprattutto le figure laterali, che non è certo se fossero collocate sui gradini del trono o allineate di qua e di là al modo trecentesco. Nel gruppo centrale, conservato a Londra, risalta la novità assoluta della luce viva che viene da sinistra, in direzione normale alla fuga prospettica centrale. Questo fatto, oltre a determinare un risalto corporeo straordinario alle figure, dialettizza tutta la composizione, che, seppure apparentemente statica, diviene dinamica. L'aureola in prospettiva del bambino accentua la proporzione in profondità del dipinto, che già i gradini del trono scalano verso il fondo d'oro, non più limite spaziale, ma fonte di luce. Si noti anche il liuto scorciato dell'angelo di destra. La struttura classica del trono con le colonne binate e il gradino strigilato come un sarcofago romano. Nella superba crocifissione, ora a Napoli, è conservato il punto di vista prospettico dello scomparto centrale. Così è visto di sotto in su, e la testa del Cristo, che piomba sul petto a picco, rafforza la presentazione spaziale in un coordinamento che, così, si vedeva per la prima volta fra le varie parti del dipinto. La figura del San Paolo, unico frammento rimasto a Pisa, rientra anch'essa nella generale orchestrazione spaziale. Della predella, forse solo la parte centrale dell'Adorazione dei Magi è tutta autografa, ancorché Masaccio si fosse costretto a non ricorrere ad aiuti e a non dipingere altre cose finché non fosse finito il politico. Ma la presenza accertata dal documento di Andrea Di Giusto ne fa sospettare l'intervento a fianco di Masaccio, anche se tanto nelle due scene di San Nicolò, come in quella della crocifissione di San Pietro e della decapitazione del Battista, sia chiara l'ideazione e il solido impianto masaccesco. Ma il fatto che nella scena del Battista appaia un paesaggio a calanchi di gusto trecentesco è come un attestato di collaborazione. Nello scomparto centrale, infatti, il paesaggio mostra ondulate colline che rafforzano e cementano la presentazione plastica delle figure, le cui ombre portate scalano naturalmente in profondità tutta la stupenda composizione. Si noti il cavallo visto di groppa e di traverso, che è come sfondasse il piano del quadro per suggerire la profondità e la convergenza al centro della prospettiva. Così in questo politico erano contenute tutte le novità della nuova pittura, che nutriranno il futuro glorioso della pittura non solo fiorentina, ma europea. Siamo così arrivati alle soglie delle due ultime opere fiorentine, la Trinità in Santa Maria Novella e gli affreschi della Cappella Brancacci. In ambedue sono numerosi i tentativi di interpretazione iconologica, che peraltro non offrono alcuna sicurezza e che per la ricostruzione della figura di Masaccio non hanno pertinenza reale.
non sapendosi, anche nel caso che fossero accertabili, fino a che punto non si debbano al committente. Per la Trinità, una data su una lapide ai piedi dell'affresco del 1426 offre la maggiore approssimazione, probabilmente in concomitanza con l'esecuzione del politico pisano, in cui, almeno nella predella, Masaccio lasciò intervenire gli aiuti. Nella Trinità è stata ripetutamente ipotizzata la collaborazione architettonica del Brunelleschi, taciuta però dalle fonti, e indotta, più che peraltro, per la somiglianza con l'intavolatura architettonica della Cappella Barbadori in Santa Felicita, una delle prime opere del Brunelleschi. A questa collaborazione ostano due fatti incontrovertibili. Il duplice punto di fuga, inconcepibile dall'ideatore della prospettiva a fuoco unico, e il numero pari dei cassettoni della volta, anticlassico e altrettanto inconcepibile a chi aveva studiato e disegnato i monumenti antichi a Roma. Masaccio, in questo affresco sublime, prosegue l'empito stilistico del politico pisano, ma le fonti di luce qui sono due, come due i punti di vista della figurazione, e ciò, evidentemente, per non rattrappire troppo le figure viste dal basso e per non avere sbattimenti di ombra troppo forti. Nelle figure degli oranti c'è un movimento di approccio verso la natura che supera qualsiasi altro ritratto masaccesco superstite. I due Lenzi, ritratti in preghiera ma senza alcun pietismo, sono quasi alla soglia di Van Eyck, se non fosse l'imposto chiaramente e potentemente plastico che con poderoso modulo volumetrico sostiene e modera il naturalismo dei volti. Finita quest'opera altissima, Masaccio dove volgersi alla Cappella Brancacci, già cominciata da Masolino forse fin dal 1424, ma certo interrotta al 1425, quando partì per l'Ungheria con Pippo Spano. L'opera di Masaccio cominciò con ogni probabilità con la cacciata dei progenitori. Questo capolavoro assoluto, la cui novità di impasto e di concretezza plastica, nel lampeggiamento dei colori scuri, ma anche scuriti dall'incendio settecentesco, sembra veramente come l'alba tempestosa del Rinascimento. La fonte di luce qui è unica, identificata a quella della finestra, e le ombre portate riprendono il motivo dell'adorazione dei magi di Pisa. Si noti l'angelo in scorcio, imitato sia da Andrea del Castagno che da Domenico di Bartolo. Nel battesimo dei neofiti, che fa da pandan alla predica di San Pietro di Masolino, la presentazione in una cornice di colline quasi gonfie, così chiaramente volumetriche, riprende un altro motivo dell'adorazione dei magi pisana. È qui da notare la presentazione anatomica dei nudi, che non è mai veristica, pur con la novità dei motivi, come quello del nudo che triema, come osserva il Vasari, che sarà ripreso dal Sassetta nella formella del crocifisso di San Martino del 33, prima citazione indiretta dal Masaccio. La fonte di luce è sempre unica e precisa, e in questo fondatore del disegno fiorentino non c'è mai una delineazione marginale che dichiara la giacenza sul piano. Il rigore stilistico di un impianto fondamentalmente plastico e luminoso è assoluto. Seguono, sempre nella stessa parte dell'altare, la distribuzione dei beni con la morte di Anania e San Pietro che risana gli infermi con la propria ombra, dove ancora è da osservare la tenuta rigorosa della rappresentazione degli infermi,
in cui la discrezione non oltrepassa mai la rappresentazione. Nella distribuzione dei beni si notano i casamenti e il paesaggio col castello, sempre per confermare la funzione spaziale e non aneddotica di questi elementi. Per ultimo, sicuramente, venne sulla parete sinistra il tributo. Il tributo è la composizione più straordinaria, la fonte viva di tutta la grande pittura monumentale, fino a Raffaello e Michelangelo. Ma anche qui si nota come Masaccio abbia evitato di irrigidire la presentazione prospettica, come faceva invece Masolino. Costruzione larga, spaziosa, eppure tenuta rigidamente impugnata nella solennità inarrivabile delle figure, nella scultorea distribuzione delle pieghe. La luce, questa luce increata che passerà impero della Francesca, sta alla base, assai più del disegno, di questo stile nuovo dalle fondamenta. Qui si interruppe l'opera alla Brancacci. Masolino e Masaccio vanno a Roma. Siamo al 1427-28. Masaccio moriva. Nessuna morte dopo quella di Giotto fu più grave per la pittura italiana.